detto, presentiamo oggi questo protocollo per un motivo ben preciso. Ci spieghi quale? Il motivo ben preciso è il seguente, anzi sono più motivi. Il primo è che tra qualche giorno, cioè anzi domani, ci sarà la prima edizione della gara d'appalto e quindi è bene che le imprese che parteciperanno alla gara d'appalto sappiano che sul versante del trattamento dei lavoratori, da parte dell'amministrazione comunale, grazie a questo accordo che oggi abbiamo firmato, vi sarà la richiesta del pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, così come l'abbiamo fatto sul versante della trasparenza in accordo con ANAC e con la Prefettura di Roma, altrettanto vogliamo che questo avvenga anche nel trattamento dei lavoratori, sia sul versante dell'edilcassa, quindi delle iscrizioni, del DURC, nonché di tutta l'infortunistica necessaria per i lavoratori che lavoreranno nei cantieri del Giubileo. Un documento che non vale soltanto per il Giubileo, fino al Giubileo, ma che vuole valere anche dopo e anche per altri ambiti dell'amministrazione comunale. Beh, direi proprio di sì. Partiamo oggi e diciamo che queste prime verifiche le faremo sui cantieri del Giubileo, ma questo vale per tutti gli appalti dell'amministrazione comunale, per tutti gli appalti per lavori ovviamente all'amministrazione comunale, sia del questo assessorato e l'assessorato ai lavori pubblici, che peraltro è divenuto stazione unica appaltante del Comune di Roma e quindi riguarderanno anche gli appalti dei municipi e riguardo queste regole saranno le stesse e verranno applicate dalle municipalizzate e dalle aziende collegate. In che modo cambia il controllo del Comune di Roma sulle gare? Sulle gare su questo versante dei lavoratori consiste in questo, che ovviamente verranno chieste di volta in volta alle aziende anche con verifiche live, come si dice, quindi nel momento in cui si fanno i lavori sono in corso, quindi non solo sulla qualità sulla tipo di lavorazione, ma anche richiedendo la documentazione su quanti lavoratori sono in quel momento presenti, su quanti lavoratori quindi sono regolarmente assunti e speriamo che non siano tutti, perché nel caso in cui ci fossero irregolarità da questo punto di vista noi procederemo alla rescissione del contratto nei confronti di queste imprese sostituendola con quella successivamente arrivata. I poteri dell'osservatorio, che cos'è, com'è formato, che tipo di interventi può fare? Il potere dell'osservatorio è quello di verificare che sia nella costruzione delle gare di appalto, ma anche nello svolgimento delle opere, vi sia una totale e assoluta attenzione ai diritti dei lavoratori o a fare in modo che alcuni subappalti non siano, come dire, appannaggio di fantomatiche cooperative, di fantomatiche società, di gruppi di lavoratori che non hanno alcun tipo di tutela. Questo, come già accaduto qualche giorno fa proprio in un'azienda collegata al Comune di Roma, è evidente che non possiamo più permettere. Siamo un pochino in ritardo sul cronoprogramma, nel senso che queste gare avrebbero dovuto aprirsi un pochino prima. Siamo comunque in tempo, lei cosa dice? Queste gare hanno avuto, voglio ricordare, Roma è la capitale d'Italia, ma è anche stata in questi mesi purtroppo al centro di un'attenzione mediatica sul versante dell'infiltrazione della criminalità organizzata. Noi abbiamo avuto il via libera sostanzialmente il 27 del mese di agosto, grazie alla riunione positiva del Consiglio dei Ministri. Da allora, prima di allora, ma soprattutto dopo di allora, si è determinato un rapporto proficuo con il Governo nazionale, che ci ha dato la possibilità, e quindi poi con la Prefettura e poi anche con il Presidente dell'ANAC, che ci ha dato la possibilità di scegliere alcuni cantieri strategici per la città di Roma che possono essere fatti nel tempo dato. Il tempo dato è l'8 dicembre. Scusi, lei dice la possibilità di scelta, io ho una visione un po' diversa, sicuramente mi sbaglio. La normativa di Cantone sull'Expo, il modello Expo, ha di fatto dimezzato i cantieri su Roma, ma più che una scelta obbligata, nel senso che i cantieri che superano il milione hanno bisogno di una banda di gara. Quella banda di gara europea non è possibile farla nei termini previsti, di fatto siete stati costretti a scegliere le priorità. Io le chiedo, poteva su questo il Consiglio dei Ministri, visto quello che è successo, e quindi il governo Matteo Renzi,
avere una, non so, non dico un occhio di riguardo, ma mantenere ad esempio su alcune deroghe un atteggiamento un po' più collaborativo. Io di collaborazione ne vedo poca da questo punto di vista, anzi secondo me vi hanno messo di fronte a una montagna invalicabile. Guardi, la scelta di queste opere è stata fatta il 13 agosto con una delibera della Giunta che ha assunto i poteri del Consiglio che poi ha votato all'inizio del mese di settembre. L'abbiamo dovuto fare il 13 agosto perché poi c'erano i 30 giorni, infatti l'11 settembre la Cassa Depositi e Prestiti ci ha messo a disposizione queste risorse. In merito alle questioni afferenti all'approccio, diciamo, che c'è stato in questi mesi tra noi e il Governo, ripeto, è sempre stato un approccio positivo, probabilmente potevano essere fatte altre scelte. Adesso così stanno le cose, questa è la realtà. Io sono molto, come posso dire, aristotelico da questo punto di vista, ed è su questa e con questa realtà che ci dobbiamo confrontare. Il nostro compito è uno solo, portare a casa il risultato, perché l'8 dicembre sia una grande giornata di fede religiosa, ma anche di festa per la città di Roma e per lo Stato italiano.